Aprirà al traffico la prossima estate la TEM, la tangenziale esterna di Milano, infrastruttura che coinvolge 3 province, 34 comuni, 3 enti parco che conta 32 km di autostrada, 38 di strade connesse, 10 km di strada da riqualificare e 21 di piste ciclabili. Cifre rese note durante la presentazione del closing finanziario della TEM, un modello innovativo nel campo infrastrutturale, ha detto il presidente della Lombardia Roberto Maroni, sottolineando la determinazione della regione per la realizzazione dell'opera grazie anche al dialogo e alle risorse derivate non solo dal bilancio regionale ma anche trovando chi poi mette i soldi nelle opere, ha sottolineato il governatore Lombardo. Presidente, questo closing sulla TEM ha detto è il regalo di Natale che fa i Lombardi. Sì, è stato un periodo molto intenso dall'inizio del mio mandato sulle infrastrutture. Ho iniziato con il closing finanziario per la Brebemi, cioè i finanziamenti per completare quest'opera importante. Chiudo l'anno con un'ottima notizia, e cioè la chiusura del progetto finanziario per la TEM. Due opere fondamentali per la Lombardia che si attendevano da anni e soprattutto che verranno concluse e messe in esercizio prima di Expo. Rispettiamo i tempi e questo per le infrastrutture e per l'Italia è una novità assoluta che si realizza in Lombardia, grazie all'impegno della Giunta, grazie all'impegno di tutti coloro che sono coinvolti in questo straordinario evento di oggi. Ieri è arrivata un'altra buona notizia per diverse regioni, il riconoscimento della macroregione alpina da parte dell'Unione Europea. La macroregione alpina è il futuro, è il progetto a cui la Lombardia partecipa, è coerente con l'idea di macroregione che io avevo lanciato in campagna elettorale, sono molto contento, ma l'altro ieri c'è stato un altro passo in questa direzione, cioè il riconoscimento della specificità dell'area padana, del bacino padano per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria, un riconoscimento che si attendeva da anni, che è venuto da Roma. In gennaio andremo a Bruxelles perché anche su questo voglio il riconoscimento ufficiale dell'Unione Europea. Passi in avanti nella direzione giusta della specificità della macroregione del nord. Collaborazione fra istituzioni, pubblico e privato. Sì, è la dimostrazione che se le istituzioni collaborano e collaborano con il privato per la realizzazione di un'opera importantissima per non solo la Lombardia, ma funzionano anche in un modo nuovo, dandosi i tempi certi con cui non solo le risorse devono arrivare, i privati devono prendersi gli impegni, ma le opere devono essere realizzate. Il decreto che avevamo fatto era un decreto che prevedeva una scadenza, entro il 31-12 del 2013 dovevano essere conclusi gli accordi e noi siamo di fronte a un'opera che vale 2 miliardi e il 98% dei lavori è iniziata. Mi sembra un bel segno anche per l'Italia. La parola d'ordine riassuntiva di questo bilancio di fine anno. È un bilancio molto positivo, l'impegno, la determinazione, la capacità di creare un sistema, il sistema Lombardia, che attira capitali, che crea fiducia e che rende disponibile il mondo bancario e finanziario a investire, come abbiamo visto oggi col closing finanziario della TEM. Le infrastrutture sono fondamentali, sono al centro assieme al lavoro dell'azione mia, del governo della Regione Lombardia, sono molto soddisfatto di come è andata quest'anno. Un modello, un sistema, il sistema lombardo che funziona qui, non dappertutto. Iniziative come quella che abbiamo fatto oggi, per esempio il project financing in altre regioni, non hanno funzionato. Ecco, questa è la specificità della Lombardia, che crea fiducia negli investitori e quindi crea posti di lavoro.